E dopo l'angolo della posta torna l'angolo della magia. Ciao, ciao Verde. Ciao Serena, ciao a tutti a casa. È arrivato il momento magico. Oggi ti presento una cosa straordinaria. Vorrei attirare l'attenzione su queste quattro carte che ho qui sul tavolo. Sono quattro jolly. In realtà i jolly di solito non si usano tanto per i giochi di prestigio, ma io ho scoperto che si possono fare delle cose strabilianti. Questi possono diventare dei viaggiatori del tempo. Ti chiedo però una cortesia, Serena, di mescolare questo mazzo di 52 carte. La scatola non serve. Bravo, mescola bene, vuoi un cucchiaio? Poi useremo anche un pennarello e poi capirai anche il motivo. Ok, perfetto. Fatto. Grazie, perfetto. Io prenderò una carta qualsiasi che nessuno deve sapere che carta è e la mettiamo qui in tavola. Questa carta sarà la carta del futuro, ok? Noi adesso dobbiamo scegliere da questo mazzo un'altra carta, sarai tu Serena a sceglierla, quella che vuoi te, sarà la carta del presente. Decidi di giocare con una carta? Io vado sui cuori. Il 3, perfetto, ora queste non servono più. Ora ti chiedo un'altra piccola cortesia, Serena, dovresti firmare questa carta per renderla veramente unica. Ok. Sere. Ecco, facciamo vedere la firma. Ok, perfetto. Ora lavoreremo semplicemente con i quattro cavalieri del tempo. 1, 2, 3 e 4. La carta del futuro e la tua carta firmata del presente. La carta tua la consegno ai quattro cavalieri che mi diventano 1, 2, 3, 4 e 5 carte. Noi sappiamo che il futuro non esiste perché prima o poi diventerà presente. È quello che succede quando io schiocco le dita. Infatti nel presente io ho 1, 2, 3 e solamente 4 carte. La carta è sparita. Dove è andata? È sparita. Attenzione, vediamo quali sono le carte rimaste, come forse già te l'aspetti. 1, 2, 3 e 4 cavalieri del tempo. Ora lentamente userò i jolly come se fossero una pinza, perché non voglio assolutamente toccare la carta che è rimasta lì fino all'inizio del gioco. Il futuro diventa presente, signori e signore. Il 3. No, di cuore, la mia carta firmata. E la tua firma. Grande mago verde, tu sì, sai come stupirci sempre. Grazie, complimenti, grazie, veramente. Grazie, perfetto. Che dire, Serena? Ora cosa facciamo? Spariamo. 1, 2, 3. Magia.